Amici scacchisti, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho per voi l'intervista con un campione italiano veramente assoluto, ovvero il pluricampione Daniil Divirny, grande maestro di scacchi. Quindi sigla e iniziamo. Allora, la prima domanda è: come ci si prepara ad una competizione di livello internazionale? Ok, allora, da quello che ho capito tutte le domande saranno difficili come questa oggi, quindi... Ma in realtà iniziamo con la più semplice. Ok, d'accordo. Allora, il punto è che non c'è una risposta diretta a queste domande, nel senso che prepararsi direttamente per un evento dipende tantissimo innanzitutto dal tipo di evento. Quindi se parliamo ad esempio di competizioni a squadre, come può essere Olimpiadi o Europei, qualcosa del genere, allora si lavora tutti insieme, si fanno degli stage, come si chiamano, insieme, e ci si prepara una strategia di squadra. Però le cose cambiano completamente appunto se si tratta di un torneo internazionale individuale, se si tratta per esempio di un torneo aperto o un torneo dove c'è un numero chiuso di giocatori, per cui a seconda del torneo cambia anche la strategia. Ma in generale la risposta sarebbe che uno si prepara sempre, perché comunque è un processo continuo e di conseguenza poi è difficile prepararsi, diciamo, proprio ad hoc ad un torneo, uh-huh. Che veramente non si tratti per esempio di un campionato italiano assoluto dove c'è un numero chiuso di giocatori, allora puoi mirare proprio la preparazione, ma altrimenti è sempre un continuo, appunto. Uh-huh. Svegli, studi scacchi e così tutti i giorni, insomma. Capisco. Seconda domanda: hai vinto il titolo italiano semilampo nel 2010, poi Rapid nel 2012 e il campionato italiano Lampo Blitz, quindi nel 2013, diventando quindi il primo e per ora unico italiano a vincere tre diversi titoli italiani nel gioco veloce degli scacchi. Come cambia l'approccio alla partita a seconda del tempo a disposizione? Ok, questa è effettivamente... è un po' più facile. Allora, intanto mi sorprendo del fatto che sia l'unico ad averli vinti tutti quanti, però è pazzesco, ok? Ma mi fa molto piacere questo. E penso che uno si debba adeguare o adattare, per meglio dire, appunto al gioco strada facendo. Ci sono alcuni tempi di riflessione per i quali uno si può preparare di più, e per esempio Lampo è più facile, diciamo, allenarsi, perché è più facile fare delle partite di allenamento Lampo. Se devi fare delle partite di allenamento per esempio a 30 minuti è difficile innanzitutto ritagliarsi del tempo dove appunto puoi stare tranquillo, e poi è un ibrido, un tempo ibrido, quindi mm-hmm. È molto difficile, ecco. Per cui penso che i valori su cui ti devi basare sono innanzitutto, penso, anche il tempo che l'avversario ci mette per prendere le sue decisioni, quindi puoi basarti anche sul suo tempo, e poi penso anche l'esperienza ti aiuta a capire quali sono i momenti critici e quando è necessario prendersi il tempo per riflettere. Mm-hmm. Grazie per la risposta. Cosa ne pensi della differenza di punteggio tra i titoli femminili rispetto a quelli assoluti e per quanto riguarda la differenziazione nelle competizioni? Quindi ci sono competizioni solamente per le donne e poi ci sono competizioni veramente per entrambi i sessi. Sì, questa è una domanda abbastanza delicata, immagino, perché appunto... Io cerco sempre di essere comunque abbastanza oggettivo, cioè il fatto che le donne non siano, diciamo, non facciano parte della top, cioè, mi sembra che nella top 100 mondiale c'è una sola donna che è Fan, sì. Sono anche sicuro adesso,
questo di cioè dipende fondamentalmente dal fatto che le donne hanno già diciamo degli obiettivi prestabiliti alla nascita, cose che noi uomini non abbiamo, o comunque che ci mettiamo molto poco a realizzare questi obiettivi, e quindi la maternità e in generale diciamo prendersi cura del bambino, la famiglia, questo è dentro il DNA di una donna molto più di un uomo, io penso così. Mm-hmm. E poi un'altra cosa, su questo anche sono abbastanza sicuro, è il fatto che un uomo è più capace di concentrarsi solamente su una cosa per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Mm-hmm. Mentre una donna, siccome è capace di fare più cose contemporaneamente bene, fatica a concentrarsi su una cosa sola. E fin dalla diciamo dall'età dell'adolescenza già si vedono le differenze. Mm-hmm. Che appunto la donna cresce molto più in fretta, noi a 20 anni o 30 anni come li ho io ancora giocano a soldatini spesso, mentre invece... Mm-hmm. Assolutamente. Per cui è un fatto fisiologico. E per quanto riguarda le competizioni tra uomini e donne, penso che le varie competizioni, cioè non esistono competizioni maschili, ma sono comunque competizioni open, aperte a tutti quanti, quindi ci sono delle donne che fanno parte di queste squadre. Che dire, non lo so, è anche un fatto storico, è un po' difficile rispondere a questa domanda, nel senso che il ruolo della donna è cambiato tanto negli ultimi 70 anni, mm-hmm. 80 anni, e quindi è comunque abbastanza attuale come domanda. È molto difficile rispondere a questa domanda, non lo so. Io... Tante risposte. Esatto, è difficile stabilire proprio una risposta unica, mm-hmm. corretta. C'è chi dice che è anche un dato statistico, semplicemente, dato che appunto sono meno a giocare e di conseguenza sono meno quelle che eccelgono, come possono essere appunto le varie UFAN che appunto sono nella top 100 mondiale. Sì, anche questo, ma questo penso sia dovuto appunto al fatto che le donne appunto si interessano ad altro già dall'età. Mm-hmm. Sì, è normale, immagino. Però ci sono più, più donne appunto che si occupano subito della famiglia, dei bambini che maschi. Anche lì possiamo parlare di numeri, cioè, per carità, poi gli uomini contribuiscono, però in generale mi sembra proprio che proprio l'approccio alla famiglia, alla continuazione della specie sia molto più radicato in una donna. Mm-hmm. Che in un uomo. Ti ringrazio per la tua risposta. Passiamo alla quarta domanda. Salvo se non hai nient'altro da aggiungere. Sulle donne non ho nient'altro da aggiungere. Ok. Allora, cosa ne pensi del fatto che un giocatore professionista, dato ovviamente il suo livello alto, possa cambiare federazione e rappresentare un'altra nazione durante le competizioni internazionali, come è emblematico il caso appunto di Levon Aronian, che è passato dalla federazione armena a quella statunitense? Sì, questa è anche una domanda importante. Su questo punto devo dire che prima o poi è comunque inevitabile questa cosa, specialmente per quanto riguarda le persone che vivono in ambienti difficili, per quanto riguarda appunto il progresso. Cioè un ragazzo che nasce, per esempio, come Alireza Firuzia, che è nato in Iran, dopo un po' comunque fa molta fatica a viaggiare perché per lui è difficile trovare appunto opportunità. E a un certo punto è inevitabile che una persona debba scegliere se privarsi di opportunità ma salvaguardare invece alcuni valori morali, oppure diciamo in un certo senso metterli in dubbio e portare avanti i propri obiettivi. Sono decisioni difficili e questo vale anche per Wesley So, per esempio, che adesso in questi giorni ha preso la cittadinanza americana, ma penso che appunto alla fine del giorno ognuno guarda i propri interessi, a meno che proprio uno non sia estremamente un patriota al 100%, ma insomma
penso sia abbastanza normale. Prima c'erano tra l'altro delle sanzioni abbastanza alte da parte della FIDE per quanto riguarda i giocatori di vertice proprio. Mi sembra che la tassa più alta fosse intorno ai 5-10 mila dollari. Ok, non è tantissimo per quanto riguarda proprio i giocatori di punta, però questo in un certo senso, come dire, frenava il passaggio da una federazione all'altra. Adesso mi sembra che l'abbiano tolta, però non ne sono sicuro di questo. Eventualmente non ti so confermare la notizia, insomma. Però penso sia normale che uno appunto cambi federazione per raggiungere i propri obiettivi. Le cose funzionano così. No, no, certo. Anche Caruana, per esempio, anche se lui aveva radici comunque in entrambe le nazioni, appunto, fu clamorosa la perdita italiana del campione. Ci hai mai giocato? Scusa, ne approfitto. Sì, ci ho giocato. Ho giocato, mi sembra, 4 partite a tempo lungo e fatto mezzo punto su 4. Certo, non è un grande risultato, però... Beh, ma parliamo dell'elite. Sì, assolutamente. Ah, Fabiano lo conosco anche personalmente abbastanza bene. È un ragazzo molto semplice, in realtà mi ci sono trovato comunque molto bene anche negli anni in cui ho giocato per l'Italia. Comunque, per quanto lui, diciamo, essendo estremamente professionista, se ne stesse un po' sulle sue, però quando uscivamo tutti insieme per passare del tempo, è un ragazzo piuttosto piacevole, quindi sono contento, diciamo, di... Solo buone parole. Sì. Ok, passiamo alla penultima domanda. Com'è la vita di un giocatore di scacchi professionista? La vita di un giocatore di scacchi professionista è meravigliosa, nel senso che sei tu il tuo capo, quindi puoi fare quello che ti pare con il tuo tempo. Questo è probabilmente il tesoro più grande di questa vita. Cioè, io già da quando andavo alle superiori, verso la quarta, quinta superiore, diciamo, apprezzavo tantissimo questo fattore, e vedendo anche i miei coetanei, i miei compagni che andavano dritti per la strada, diciamo, dell'università, di un lavoro fisso, ero già convinto al 100% di voler fare questa vita. Nonostante da altri punti di vista magari sì, potrebbe essere diciamo problematica, sicuramente dal punto di vista economico, ecco, non ho aereo, yacht, questo non ce l'ho, però me la cavo molto bene, assolutamente. E dall'altra parte questa cosa del tempo potrebbe diventare un problema ogni tanto, perché chiaramente se tu non hai nessun vincolo, come spesso capita, può essere che tu faccia fatica a gestire il tuo tempo da solo. Di conseguenza devi essere bravo a costruirti, a metterti dei paletti per creare appunto autodisciplina. E tra gli scacchisti, ecco, non è spesso facile diciamo individuare queste persone che sono dotate di autodisciplina ferrea. E anche il campione del mondo, per esempio, lui è molto altalenante come orari e come disciplina, anche se comunque i risultati sono quelli che sono quelli. Quindi magari uno può arrivare allo stesso livello semplicemente con la disciplina e con il lavoro, piuttosto che un altro che ha meno talento e che sfrutta appunto solo il talento. Sì, decisamente. Il talento spesso è un concetto che viene frainteso, e durante gli anni ho imparato che il talento fondamentalmente è l'abilità che ti permette di arrivare più velocemente a capire le cose. Quindi se io ho talento per qualcosa, è probabile che ci metta meno tempo a capire determinati concetti. Però è chiaro che se io faccio zero, e anche se ho talento, e magari, non so, supponiamo che io ci metta un'ora per capire un concetto e un'altra persona senza talento ce ne mette due, l'altra persona ci mette 2 ore e io ci metto zero, è chiaro che l'altra persona è più avanti di me. Quindi certo, il talento deve essere sfruttato per lavorare al meglio, e negli scacchi il talento conta molto poco, secondo me, a meno che non arrivi a livelli estremamente alti, dove appunto tanto uno comunque lavora tantissimo, e di conseguenza a parità di lavoro poi il talento fa la differenza. Però quindi si possono raggiungere traguardi importanti anche senza avere un talento innato per gli scacchi, ecco.
Sì, decisamente, decisamente. C'è chi dice 2004, 2005, 2006, addirittura qualcuno 2007. Io penso che si possa raggiungere veramente un traguardo molto molto alto, intorno penso ai 2.6-2.6.50, qualcosa così. Però ovviamente ci devi mettere dentro un l'anima e il tempo. Esattamente, esattamente, sì. Passiamo alla sesta domanda e l'ultima. Quattro consigli per coloro che ci osservano, appunto. Allora, se avete appena iniziato a giocare, soprattutto in questo momento dove gli scacchi stanno spopolando in giro per il mondo, grazie a tutte queste bellissime iniziative, anche grazie al telefilm La Regina degli Scacchi, innanzitutto, cioè, vi consiglio di chiarire i vostri obiettivi. Cioè, tante persone spesso giocano a scacchi per divertirsi e allora buttatevi, appunto, fate quello che vi piace di più. Però se vi interessa migliorare, vi consiglio, ecco, di scegliere attentamente le vostre fonti, quelle che appunto vi insegnano le cose, perché spesso volentieri invece si possono scegliere delle fonti sbagliate che invece di farvi andare avanti vi fanno, diciamo, vi frenano o addirittura vi fanno indietreggiare. E questo è sicuramente un consiglio importante. Sulla base di quello che abbiamo appena detto, consiglio comunque di metterci tante ore, perché non sappiamo se avete talento o no, però in ogni caso dovete fare tante ore. Quindi quello sicuramente è fondamentale. Un altro consiglio è un po' anche simile alle fonti, cioè circondatevi di persone che comunque ne sanno più di voi di scacchi. Questo vi aiuta non solo per gli scacchi, ma negli scacchi questo si vede. Cioè se vi circondate di persone che ne sanno di più, quasi per osmosi comincerete a capire molto meglio il gioco. E un altro consiglio che spesso do è bilanciate sempre la teoria e la pratica. Quindi non studiate e basta e non giocate e basta, fate entrambe le cose, perché entrambe sono due parti necessarie per migliorare. E di conseguenza, se fate troppo una cosa, vi mancherà l'altra e viceversa. Io ti ringrazio. Nel caso hai qualcosa da aggiungere, prego. Visto che siamo qui, colgo l'occasione per promuovere un po' quello che è il mio canale Twitch, che ho aperto da... Certamente. Da due giorni, qualcosa così, ho cominciato a fare le live. E visto che hai fatto anche l'intervista a te, a Gueci, che insieme a me e un altro ragazzo abbiamo aperto il canale Titan Chess, però lei già ne ha parlato, quindi va bene così. Link in descrizione, ovviamente. Perfetto. E adesso in generale stiamo cercando di promuovere gli scacchi a livello italiano, visto che appunto in Italia gli scacchi per adesso sono ancora abbastanza sconosciuti, nonostante adesso il boom e tutto. E seguiteci, faremo tantissime belle cose, ecco, poi eventualmente possiamo fare collaborazioni eccetera, però ecco, cavalcate l'onda dell'entusiasmo degli scacchi adesso, assolutamente. Bellissimo stato d'animo, quindi vi invito anche io ad andare su tutti i canali, appunto, link in descrizione, e insomma sì, seguite gli scacchi perché sono divertenti, ecco, c'è sempre questo stereotipo del gioco noioso, no? Sì, assolutamente, e io non ci faccio caso ormai, perché appunto so che le persone che dicono così semplicemente non conoscono quelli che sono davvero. Certo. Assolutamente. Va bene, un saluto a tutti e ci vediamo sul mio canale Twitch e sul canale Twitch magari anche appunto di Daniil, se ce l'ha. Sì. Arspirit 90, ok, ovviamente l'ho beccato sotto e sì, ci vediamo nelle prossime live, che adesso ne farò molte... molte di più di quelle che facevo, visto che andrà da nessuna. È ok. Va bene. Ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Amici scacchisti, grazie di essere stati qui in nostra compagnia. Tutti i link sono appunto nella descrizione, anche l'articolo appunto dove appunto scrivo tutte le sue risposte di questa bella intervista, se magari volete leggerlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ci vediamo ogni sera alle 21 su Twitch. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!